a questo nuovo corso. Come vi ho detto nel video del gruppo, questo corso sarà dedicato esclusivamente a quelle persone che magari sono meno allenate rispetto a noi, quelle persone che si sono avvicinate da poco nel mondo del fitness, per cui faremo una mini class, solo 20 minuti e con un'intensità abbastanza bassa. Io direi di partire subito mettendoci a terra, faremo un po' di riscaldamento per i nostri addominali, quindi andiamo a metterci con le spalle a terra, le mani dietro, partiamo lentamente, forza, vai, piano e scendo, e 2, giù, 3, giù, 4, giù, 5, giù, 6, giù, 7, giù, 8, giù, 9, giù, 10, inizia a velocizzare un po', lo faccio più piccolo, vai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, continua, ne faccio 10 ancora, facile, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok, vado giù, faccio un bel respiro, un bel recupero, sempre con le mani dietro, vado in torsione, porto il gomito verso il ginocchio opposto e lo faccio anche dall'altra parte, vai, 1 e scendo. 2, cerco di curare molto la respirazione, ogni volta che salgo espiro, butto fuori l'aria, vai, 3, giù, 4, giù, 5, giù, 6, giù, 7, giù, 8, giù, 9, giù, 10, ok, 5 secondi di recupero e poi le stesse torsioni le faccio un po' più veloci, 4, 3, 2 e riparto, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ancora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e scendo. Faccio un bel respiro, 5 secondi di recupero e poi lavoriamo anche alzando la gamba, quindi gomito e ginocchio li facciamo toccare. Lavoriamo sempre prima da un lato, per 8 ripetizioni e poi cambiamo. Pronta? Destro, sinistro con la gamba, via. 1, scendo. 2, gomito e ginocchio li facciamo toccare. 3, giù. 4, giù. 5, giù. 6, giù. 7, giù, 8, cambio velocemente lato, via, 8, scendo, 7, scendo, 6, giù, 5, giù, 4, giù, 3, giù, 2, giù, e ora, di seguito, destra-sinistra, prima, destra, scendo, sinistra, facciamo sempre toccare il gomito al ginocchio, vai, 5, scendo, 4, scendo, 3, giù, 2, facciamo l'ultimo, ok, un piccolo recupero e poi adesso cerchiamo di andare un po' più su con intensità, gambe e busto veloci insieme, pronta, 4, 3, 2, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, poggiate, facciamo un bel respiro, lo ripetiamo, sempre l'ultimo fatto, altre 20 ripetizioni, 4, 3, 2 e via, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, perfetto, questa volta allungo anche le gambe, braccia e gambe allungate, mi poggio, vado in appoggio sui gomiti, distendo solo la gamba destra, al petto e scendo, vai, 1, giù, 2, giù, 3, giù, 4, 5, 6, giù, 7, giù, cambio lato, distendo l'altra gamba e riparto, 8, scendo, 7, giù, 6,
giù, 5, giù, 4, 3, 2, ok, attenzione adesso, cambio gamba ma vado in apertura laterale e quindi svolgo, apro e chiudo, 8 volte, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e anche qui cambio gamba, apro, via, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e ultimo, ok, anche qui cerchiamo di andare un po' più su con intensità, svolgendo il lavoro con tutte e due le gambe, quindi prima le sforbiciate frontali, solo 10 volte, pronta? Via, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e poggia. Recupera bene, devi fare in modo sempre di recuperare quasi totalmente in maniera di svolgere l'esercizio in maniera corretta. Il prossimo. Aperture. L'abbiamo fatto prima singolarmente, ora facciamo con tutte e due le gambe, ok? Quindi distendi le gambe in avanti e andiamo in apertura. 10 ripetizioni, vai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e poggia. Ok, ora attenzione, cerchiamo di fare una combinazione di due esercizi, quella di portare le ginocchia al petto, le distendo, apro e chiudo. Attenzione, ne facciamo poche, solo 5 in tutto. Mi raccomando, non fate la velocità di esecuzione, ma la correttezza, okay? Quindi cerchiamo di eseguirlo in modo corretto. Pronta? Distendo le gambe, vai, al petto, distendo, apro e chiudo, vai, 4, distendo, apro, chiudo, 3, distendo, apro, chiudo, 2, distendo, apro, chiudo, vai l'ultimo, distendo, apro e stop, perfetto. Ora ci mettiamo lateralmente, ci poggiamo sui gomiti, ok? Quello che dobbiamo fare è lavorare con la gamba superiore, quindi in apertura e scendo. Mi raccomando, la posizione quasi allineata del busto con le gambe, ok? La seduta deve essere poggiata sul muscolo, quindi la parte più morbida, e la gamba deve essere semiflessa, non c'è bisogno che sia tesa completamente, ma leggermente piegata, ok? L'altra mano davanti, piano, 1, scendo, 2, giù, 3, giù, 4, giù, 5, giù, 6, giù, 7, giù, 8, tensione, sempre sulla stessa gamba, inizia ad eseguire una rotazione del busto, portando quasi il petto a terra, mentre la gamba che deve lavorare ha la punta del piede rivolta in basso, e qui, 1, scendo, 2, e cerco di iniziare a fare un piccolo lavoro sui glutei, quindi isolando bene il muscolo, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e lavoro in isometria, mantengo la posizione ferma, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok, mi rimetto sul fianco e qui lavoro, qui cercando il contatto con la spalla, distendo, tira e allungo, 2, vai, 3, allunga, 4, allunga, 5, giù, 6, giù, 7, 8, forza gli ultimi 2, 9 e ultimo, perfetto. Cambio fianco ed eseguo lo stesso lavoro dall'altra parte. Partiamo in appoggio, mi raccomando, allineamento busto gambe, gambe un po' flesse, quindi un po' piegate, ok? L'altra mano dietro in maniera da non ruotare troppo in avanti e andiamo a sollevare la gamba. Vai, 1, scendo, 2, giù, 3, giù, 4, 5, mi raccomando, esecuzione lenta, non dobbiamo andare di fretta, 7, giù, 8, giù, 9, giù e 10, ok, attenzione, iniziamo a portare il busto, come abbiamo fatto prima, portando quasi il petto a terra e la gamba, mi raccomando, vedete, la punta del piede rivolta in basso, vai e scendo, 2, giù, 3, giù, 4,
5, 6, 7, 8, 9 e rimani lì in isometria, ferma, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, ci rimettiamo appoggiati sul fianco e qui con la ginocchio dobbiamo ricercare la spalla tirando, vai, op, e scendo, 9, giù, 8, giù, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dai, l'ultimo ancora, perfetto, benissimo. Ora ci mettiamo di nuovo con le spalle a terra, andiamo a riprendere con i nostri addominali, con le mani rivolte verso l'alto e andiamo a ricercare le nostre caviglie, ok? Spostandoci a destra, sinistra, ricercando, andando a contatto con le punte delle dita, vai, vai, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, questo lo facciamo più lungo, ancora 10, dai, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, lo tiriamo solo da un lato, l'altra mano dietro, sostiene il peso della testa, sì, sì, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambio veloce, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, andiamo a ripeterlo di seguito, piano, piano, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cerca di rimanere concentrato, ancora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e scendo, allunga le braccia, fai un bel respiro e ora con le mani sul bacino riprendiamo il lavoro dei glutei, sollevo da terra, l'unica accortezza che dobbiamo avere è i piedi che non devono stare troppo vicini ai glutei, quindi allontaniamoli ancora un po' di qualche centimetro e l'appoggio a terra è sui talloni, ok? Quindi su e scendo, mi raccomando deve esserci l'appoggio a terra, piano, e 1, giù, 2, giù, 3, giù, 4, giù, 5, giù, 6, giù, 7, giù, 8, giù, 9, giù, 10, ok, la seconda serie, rimanendo alti, quindi partiamo già con i glutei contratti e le contrazioni devono essere più veloci, pronta? Vai, su, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, rimango alto in isometria, sentite, contraete bene i glutei, sono due marmi, due pezzi di pietra, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, prendiamo le ginocchia, tiriamo un attimo al petto, cerchiamo di alzare un po' il gradino dell'intensità, lavoriamo solo da un lato, quindi il piede destro appoggiato a terra, l'altra gamba la distendo su in alto, ok? E qui dobbiamo lavorare solo con la spinta della gamba destra, pronta? 4, 3, 2, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fai un cambio veloce, poggia l'altra gamba e riparto, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ancora, facciamo il secondo giro, gamba destra poggiata, su con l'altra e riparto, via, su, su, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, vedete più lunga questa, 6, 5, 4, 3, 2, rimango alta, rimango in spinta, 7 secondi, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio veloce, lo facciamo anche dall'altra parte, 20 ripetizioni, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ultimi 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, alto, rimani alto, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, riportiamo le ginocchia al petto, tiriamo un po' di più rispetto a prima e aggiungiamo anche l'apertura laterale, quindi mani sulle ginocchia, spingiamo verso l'esterno, benissimo, ok, allora ragazzi ci mettiamo adesso girati e facciamo un piccolo plank, ok? Il plank vuol dire dove ti poggiate a terra, allungo le gambe dietro, in appoggio sui piedi e devo tenere questa posizione ferma. L'accortezza importante è quella di non andare troppo su col sedere, quindi l'errore comune è quello di stare alti col sedere. Cerchiamo di abbassarlo finché non sentite gli addominali che veramente rimangono contratti, quindi un po' di intensità la dovete sentire. Solo 20 secondi, pronta? Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, mettiti in ginocchio, scaricate un attimo la schiena, lo rifacciamo un'altra volta, quindi poi col plank concludiamo in questo modo, un respiro, rimettiamoci con i gomiti poggiati, facciamo la seconda e l'ultima serie, ancora 20 secondi, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, l'ultimo in ginocchio, scaricare la schiena, benissimo, ora iniziamo a scendere un po' con le muscolature, iniziamo a lavorare sull'interno coscia e qui di nuovo sul fianco come abbiamo fatto prima, bloccando in alto la prima gamba, andiamo in chiusura con la seconda, chiudo e apro, ok? Lentamente, solo 10 volte, vai, e 10, scendo, 9, scendi, 8, giù, 7, giù, 6, giù, 5, giù, 4, giù, 3, giù, 2, giù e altre 10 veloci ma piccole e veloci, via, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e anche in quest'ultima mantengo l'isometria, ferma, 7, 6, sento lavorare, se ti tocca gli occhi qui senti gli addominali alti, obliqui, contratti, 3, 2, 1, perfetto, cambio velocemente fianco, blocchiamo la prima gamba in alto per 10 denti, vai, 10, scendo, 9, giù, 8, giù, 7, giù, 6, giù, 5, 4, 3, 2, forza ancora uno, tensione, piccole e veloci, via, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rimani alto con le gambe unite, 7 secondi, 6, 5, metti il pitino qua, guarda come sono duri gli addominali, 4 secondi ancora, 3, 2, 1, perfetto. Ora andiamo a lavorare un attimo sulle gambe, ci mettiamo in piedi e come primo lavoro facciamo uno squat, facile, facilissimo, ok? L'unica accortezza che dobbiamo avere è che le gambe non devono essere unite e non i piedi paralleli, ma leggermente divaricati e con le punte che sono rivolte un po' in fuori. Unico errore che io cerco di correggere tanto è quello di non andare in questa posizione con le ginocchia avanti, ma cerchiamo di andare giù portando dietro il sedere e la punta del ginocchio che non deve mai superare quella del piede, ok? 10 ripetizioni, piano, in modo corretto, 4, 3, 2, via, 1, su, 2, su, 3, su, 4, up, 5, up, 6, su, 7, su, 8, su, 9, su, e 10, ok, recupero un attimo, aggiungo tra uno squat e l'altro un molleggio,
4, 3, 2, vai, e 1, molleggio e salgo, 2, molleggio e salgo, 3, 3, su, 4, 4, su, 5, 5, su, 6, 6, su, 7, 7, su, 8, 8, su, 9, 9, fai l'ultimo, 10, 10, ok. Ora, sempre rimanendo in tema gambe, facciamo degli affondi, ma affondi posteriori, quindi una gamba rimane poggiata e l'altra va dietro. Facciamo 10 ripetizioni per gamba, sempre rimanendo con la stessa, 4, 3, 2, vai, via, 10, su, 9, cerchiamo di andare molto dietro, 8 e 7, su, 6, su, 5, su, 4, su, 3, su, 2, su, pronti al cambio gamba, vai, e 10, sa, 9, su, 8, su, 7, su, 6, su, 5, su, 4, su, 3, su, 2, l'ultimo, ok, sciogli un po' le gambe e ora lo facciamo alternato, l'ultima serie, 10 volte, 4, 3, 2, vai, via, 10, su, 9, su, 8, su, 7, up, 6, up, 5, up, 4, up, 3, up, 2, up, e ultimo, perfetto. Ci poggiamo un attimo e andiamo ad allungare subito il nostro quadricipite. Gambe unite, dietro con la coscia. 5 secondi, 4, 3, 2, 1, cambia. Tira. 5, 4, 3, 2, 1. Perfetto. Ragazzi, i 20 minuti sono conclusi. Facciamo un po' di stretching e poi terminiamo. Allora, andiamo a terra, porto le ginocchia al petto, tiriamo forte verso di noi, fai un bel respiro profondo, vai su quelle gambe, scuotile, sciolti sciolti, mettiti seduto, incrocia una gamba sull'altra, tiro al petto forte, cambio, tiro al potere l'altro, tiriamo dritta la schiena, benissimo, incrocio le gambe, vado su con le braccia, destra, allungate bene il busto, piano piano vi spostate dall'altra parte, rilassatevi allungando i muscoli del collo, sul lato destro, vai sul lato sinistro, una leggera spinta in avanti con tutte e due le mani, porta dietro e fa l'ultimo bel respiro. Ragazzi, grazie, spero che vi sia reso utile questo esercizio, questo lavoro che abbiamo fatto e ci vediamo alla prossima.